Mister Redaelli, siamo alla seconda serata di Allenati da numero 1. Che tipo di evento è, mister? Ma è un evento sulla falsariga di quelle che abbiamo organizzato anche l'anno scorso, che ha l'intento di coinvolgere tutti i bambini aspiranti portieri che vogliano provare, ecco, il ruolo qui direttamente sulle strutture di Novarello. È anche un modo per coinvolgerli in questa splendida struttura che noi abbiamo a disposizione, per fargli vedere un po' come si vive il calcio qui a Novarello, qual è un po' quello che potrebbe essere la loro aspirazione per il futuro. Ecco, mister Biscotti ci ha già illustrato quelle che sono le varie fasce d'età che sono interessate, insomma, l'iniziativa. Quello che però ci sorprende, ci stupisce, guardando come si sta svolgendo questa iniziativa, è il fatto che ci siano tutti questi bambini che vogliono fare quello che per eccellenza è il ruolo meno amato da quelli che si avvicinano al calcio. Ma sì, ma probabilmente, sai, i grandi portieri fanno sempre molta eco, quindi la voglia di emularli è così tanta che tanti bambini, anche magari non avendo proprio le capacità, sentono dentro di sé la voglia di provare a farlo. E noi vogliamo dargli questa occasione qua, nella speranza, ecco, che questa passione in loro resti, anzi cresca ancora di più. Su quali fattori si concentra maggiormente il tipo di allenamento, la focalizzazione che proponete ai bambini in queste serate? Ma fondamentalmente la base è di tipo ludico, chiaramente, perché l'obiettivo è comunque quello di farli giocare e di farli divertire. Attraverso il divertimento cerchiamo di strutturare delle stazioni di lavoro mirate che identifichino particolari caratteristiche, diciamo attitudini di tipo tecnico. Per esempio posso citare l'abilità nel tuffo, può esserne una, così come per esempio l'abilità nel calciare oppure l'abilità nel bloccare un pallone.